Contro il Sestri Levante il Borgosese incappa nella seconda sconfitta di fila. La gara è sostanzialmente equilibrata, ma i Liguri trovano il vantaggio con Soplantai nella ripresa. Poco dopo i valsesiani restano in 10 uomini per l'espulsione di Martin Bianco e non riescono a trovare il pareggio. La cronaca. Il Borgosese si rende pericoloso al settimo quando su un'azione di calcio d'angolo Frana conclude in porta, trovando però il muro Ligure a ribattere la conclusione. Al 25esimo Monteleone ruba palla sul fondo, passa ad Ambrosio che trova l'opposizione in angolo di Tozzai. Tre minuti dopo Cirincione inzuccalato e il 32esimo quando Farinelli indirizza in rete ma il portiere Ligure dice nuovamente di no. Nel recupero D'Ambrosio schiaccia troppo sotto misura e la sfera termina alta. Tornato in campo al minuto 18 su una mischia in aria Soplantai di testa sigla il vantaggio ospite. Le cose per Granata peggiorano al 21esimo quando Martin Bianco contrasta un avversario e l'arbitro lo espelle mostrandogli il secondo giallo. Un minuto dopo Gilli si oppone a Cirincione. Al 41esimo Furno da ottima posizione pasticcia. Protesta nel finale per un dubbio tocco di mano in area Ligure ma il direttore di gara non ravvede irregolarità. Così il Sesti Levante riesce a controllare e conduce in porto la vittoria.